Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi facciamo conoscenza con il Galaxy Mini 2, un telefono che potremmo definire una sorta di entry level di lusso. Un telefono con un costo d'acquisto sotto i 200 euro, con delle dimensioni piuttosto contenute, comunque con qualche contenuto anche piuttosto interessante dal punto di vista dell'hardware. Mini 2 naturalmente è un telefono che funziona su piattaforma Android, in questo caso in versione 2.3. L'esemplare che stiamo provando è brandizzato TIM e è presente anche qualche personalizzazione nelle icone del telefono, qualche personalizzazione grafica. Non ci sono invece personalizzazioni invece sul telefono, sulla scocca del telefono. Vediamo un attimo, dimensioni circa 110 di altezza, 58 mm abbondanti di larghezza, 11 mm rotti lo spessore. Devo dire che lo spessore, probabilmente per via di questa gobbettina sul retro, viene dichiarato in 11 mm qualcosa, ma la sensazione è che sia un pochino più sottile, nel tenerlo in tasca, nel tenerlo in mano, quindi probabilmente è per via di questa gobba, è l'ingombro massimo, ma sembra un po' più sottile degli 11 mm dichiarati da Samsung. Il peso è contenuto in 105 grammi, quindi un telefono molto leggero. Parte frontale, nella parte bassa abbiamo tasto di ritorno, menu contestuale e il tasto home di Android. Display da 3,3 pollici con risoluzione 320x480 pixel, un display TFT comunque molto bello anche in relazione alla categoria del telefono. Nella parte superiore abbiamo i sensori di luminosità e di prossimità che sono annegati sotto il vetro e la nostra consueta capsula auricolare. Nella parte destra abbiamo il tasto di accensione, nella parte bassa microfono principale, presa micro USB, nella parte di sinistra abbiamo il controllo del volume e lo slot per le schede di memoria, che trovo con gran piacere fuori dalla cover. Quindi possiamo cambiare la nostra schedina di memoria senza smontare il telefono. Ogni tanto qualcuno si ricorda di qualcosa di intelligente, invece che andare a nascondere le cose, le mette a disposizione dell'utente. Nella parte superiore abbiamo una presa da 3,5 mm per la cuffia e un piccolo taglietto per rimuovere il cover posteriore. Purtroppo, tra le cose intelligenti, non trovo lo tasto di scatto della fotocamera che sempre più spesso viene dimenticato. Carino anche il cover posteriore in colore che comunque dà un pochino più di vivacità al telefono. Nella parte posteriore troviamo anche la capsula, una capsula per la riproduzione dei suoni di sistema e del viva voce. Devo dire che la parte acustica non mi ha esaltato di questo telefono, non trovo né molto altissimo il viva voce e neanche la qualità della capsula auricolare principale. Secondo me sono un filino sotto la media, sia come qualità acustica che come volume, c'è qualcosa di meglio in giro. La fotocamera è una fotocamera da 3,2 megapixel che diciamo possiamo promuoverla per quanto riguarda la tipologia del telefono, certamente non aspettiamoci degli scatti stupefacenti. Video in modalità VGA, quindi 640x480 a 25 frame al secondo. Accendiamo un attimo il nostro telefono. Devo terminare di dire che il processore è un processore single core da 800 MHz con 512 MB di RAM. Molto interessante la dotazione di memoria per un telefono così economico. Sono presenti 4 GB di memoria integrati, che come detto possono essere espansi con una scheda micro SD. La scheda grafica è una Adreno 200. L'interfaccia del telefono non ci presenta grandi novità, è la classica Touch Wiz di Samsung, che comunque, come tutti i terminali Android, permette un elevato livello di personalizzazione. Possiamo aggiungere o rimuovere widget, possiamo creare nuovi tipi di collegamento, aggiungere o levare pagine di scorrimento, quindi non c'è moltissimo di nuovo. Andando a vedere la parte telefonica, come ho detto prima, non mi ha entusiasmato la qualità della parte acustica, assolutamente nella norma invece la capacità di ricetrasmissione del segnale. Parlando di segnale, dico anche che il trasferimento dati permette velocità di scarico dati a 7,2 megabit, mentre non è presente l'HS UPA nell'upload.
parte telefonica con il consueto tastierino con i 9 tasti numerici, presente alla ricerca intelligente, quindi tipicamente di Samsung. Presente un tasto che viene chiamato registri, con chiamate fatte, ricevute e perse, tasto di rubrica e un tasto preferiti. Andiamo velocemente a vedere anche, chiedo scusa, il browser. Carichiamo. La nostra home page. Ecco, guardando un attimo la tastiera, anche se di solito non mi ci soffermo molto, la tastiera è abbastanza precisa per quanto riguarda la scrittura, però una cosa che non mi piace tantissimo è l'impossibilità di avere il feed a vibrazione, cioè di sentire quella piccolissima vibrazione che ci conferma di aver correttamente premuto il tasto. Detto questo, la tastiera va piuttosto bene, poi eventualmente si può anche ricorrere volendo a delle tastiere alternative. Il browser direi che come di consueto funziona piuttosto bene in tutte le sue funzionalità di caricamento della pagina, di rendering e tutto quanto. Non ha il supporto al flash player in versione full perché la velocità del processore non permette la certificazione da parte di Adobe del programma, però il browser funziona bene. Non so se sia questo esemplare che sto provando, perché di solito non mi capita, noto ogni tanto qualche piccola scattosità di troppo nella fase di caricamento della pagina rispetto ad altri terminali anche di pari fascia. Non so se sia una cosa momentanea, adesso lo sta facendo un filino. Però diciamo che ci possiamo ritrovare in questo browser tutte quelle caratteristiche, a mio giudizio, soddisfacenti dei terminali Android. Andando a vedere rapidamente qualche programma, i programmi possono essere visualizzati in queste pagine che scorrono verso destra e verso sinistra. Troviamo un po' tutti i programmi di Android che siamo abbondantemente abituati a trovare: il software keys per far dialogare il telefono con il PC per i vari aggiornamenti. Come dicevo prima, c'è anche qualche icona personalizzata da team nelle versioni brandizzate. C'è l'accesso al cubo musica, alla chat, un programma di visualizzazione dei pacchetti Office. Quindi diciamo che il pacchetto software è assolutamente completo e adeguato a questo tipo di telefono. Facendo un po' un riassunto, direi che questo Galaxy Mini 2 è un bel prodottino per quanto riguarda l'estetica, la maneggevolezza, il funzionamento. È oramai diventato assolutamente collaudato. Quindi direi che è un telefono soddisfacente nell'utilizzo quotidiano. Rispetto a qualche terminale di Samsung che ho provato di recente con il display da 3 pollici o 2,8, direi che quello 0,3 in più di diagonale si fa sentire sia nella navigazione internet che nell'utilizzo della tastiera. Quindi direi che il compromesso probabilmente è meglio in questa situazione. Bene, direi che mi posso fermare qui. Ringrazio la Stockhaus di Corso Sempione a Milano per averci messo a disposizione il telefono di questa prova e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.